Finito? Ehi, Charlie! Charlie, torna dentro, fa freddo qui fuori. Altrimenti ti prendi un bel raffreddore. Buongiorno, Lily. Tutto a posto? Tutto a posto. Bene. Accidenti. Ma non doveva venire Hubner a fare le consegne? Ah, sì, certo. Ma pare che stanotte un lupo abbia sbranato un paio delle sue pecore. Un lupo? Qui da noi? Sì. Max si è precipitato da lui appena ha saputo. Quindi, se hai una nonna che vive nel bosco, meglio stare alla larga. Michelle, vai a casa. Questa non è roba per te. Forza, su, vai a casa. Che disastro! Ieri hanno pascolato tranquillamente. Quella bestiaccia. Ma come mai è arrivato qui da noi? Preferirà stare qui che in Lausazia. Una cosa è certa. Ormai piano piano dovremo abituarci alla presenza dei lupi. Sarebbe una vera calamità se succedesse. Sa quanto io tenga agli animali. E non soltanto a quelli miei. E no. Non me ne starò qui a guardare, sa? È giusto pensare di proteggere i nostri animali domestici, ma non si faccia venire in mente di prendere il fucile del nonno dalla soffitta. I lupi sono i mammiferi più rari che abbiamo qui da noi. Ce ne sono solo una cinquantina. E chi uccide un lupo rischia fino a 5 anni di carcere. Sì, lo so. Ma ci si può proteggere anche in altri modi. Magari con un paio di cani che restano a guardia del gregge anche di notte. E degli acustici. Dei rilevatori acustici intorno alla recinzione che diano l'allarme. Questo sì, signor Hubner. già. Jonas è mio amico. Lui ti aiuterà sicuramente, Susie. Farà in modo di tenere lontano il lupo cattivo. E adesso, su, dobbiamo correre ancora un po'. Non può andare un po' più veloce? Ma come sta? Giri là in fondo, a destra, in fondo alla strada. Buongiorno. Salve, dottoressa Hauser, il dottor Henning. Salve. Lei è? Reimers, Harry Reimers. Ma che è successo? Eravamo nel bosco e all'improvviso c'è stato un colpo di fucile. Sì. L'ha preso in pieno. Buono, buono. Così, buono, buono. 3, 2, 1. Ferita d'arma da fuoco. Non lasciarmi, amico mio. Ha perso parecchio sangue. Serviranno sacche di sangue del suo stesso gruppo. Si tratta di un cane colpito d'arma da fuoco. No, dannazione, lei non mi ascolta. Non si tratta di una persona, si tratta di un cane a cui hanno sparato. Ha perso troppo sangue. Abbiamo abbastanza sacche? Gacio. Sì, ce l'abbiamo. D'accordo, allora sporgiamo denuncia per danni materiali, chiaro? Felix, ma che succede? Caduta di pressione. Li ho trovati tutti e due nel bosco. Il signor Reimers era esausto. Ha portato in braccio quel cagnone per più di 5 chilometri fino al suo campo. Ma chi può avergli sparato? A che scopo? Tieni duro, giovanotto, tieni duro, non mollare adesso. Dai, così, presto. Un momento,
Rookie prima mi ha raccontato che stanotte due pecore di Ubner sono state azzannate da un lupo. Credi che qualcuno scambiandolo per un lupo l'abbia preso a fucilata? Oh no! Ci stanno cercando! Dobbiamo aspettare che il campo sia libero, Susie. Non devi belare. Altrimenti ci scoprono. Bene, signor Reimers. Per il momento è tutto. Il resto lo faranno i colleghi. Arrivederci. Ecco, ho steso la denuncia del signor Reimers. D'ora in avanti purtroppo non posso fare altro. Se c'è qualcosa... Non può certo aspettare che sparino a un altro cane credendolo un lupo. Il cane del signor Reimers purtroppo non era il guinzaglio. E allora? Se si tratta di un cane randagio si può anche abbattere. La legge l'autorizza. Ma non dirà sul serio? C'è un pazzo in circolazione che ha sparato a un cane avendolo probabilmente scambiato per un lupo e lei non fa niente. Per un lupo, eh? Dovrebbe prendere la cosa più seriamente. E si auguri che non succeda di peggio. Un proiettile impazzito potrebbe raggiungere un bambino. Non vorrà mica minacciarmi di qualcosa, spero. No, vorrei solo che intervenista come si deve. Forza, andiamo. Charlie, sai dov'è Jonas? Non importa. Ok, allora tu ci devi nascondere. Susie è in pericolo di vita. Ci stanno cercando. Charlie, ci aiuti? Beh, signor Reimers, ci sono state delle complicazioni. La pallottola ha colpito il polmone e danneggiato l'arteria, ma ha superato l'operazione. Il suo stato comunque rimane estremamente precario. Quindi, per prima cosa, deve superare la notte. E poi staremo a vedere. Posso chiederle una cosa, dottoressa? Ma certo. Se per voi non è un problema, io stanotte... vorrei rimanere qui. Beh, ecco, si potrà accomodare nella stanza degli ospiti, se lo desidera. No, non si disturbi per me, la ringrazio. Tutto ciò di cui ho bisogno è qui, questa è la mia casa. Come vuole, ad ogni modo, se vuol farsi una doccia, la nostra casa è a sua disposizione. Grazie. Come mai la polizia è stata qui? Signor Hoppe, è il signor Reimers. Questa notte rimane qui da noi. Ma non si preoccupi, ho un letto molto confortevole nel mio camper, signor Hoppe. Resta nel cortile. Quale sarebbe un posto più consono, dottoressa? Lo metta pure lì. Mm-hmm. Grazie. Che cosa hanno detto? Che per adesso la protezione animali non può fare niente. Allora dobbiamo fare qualcosa noi. Dobbiamo informare in qualche modo gli abitanti, con una manifestazione per sensibilizzare sul tema lupi, distribuendo volantini. Oh, figurati. Manifestazione, volantini. Magari organizziamo anche una fiaccolata. Tutte scemenze. Scemenze, eh? Allora falla tu una proposta. Io non lo so, ma sta a sentire. Qui non si tratta di informare, bisogna impedire che succeda di nuovo, ma i volantini non funzionano. Sai una cosa, Felix? Sarà meglio che tu faccia quello che ritieni giusto. Ognuno resta della propria idea, ok? E adesso devo lasciarti. Ciao. Ma che vuoi fare qui sotto? Ah, Charlie, credevo ti fossi dimenticato di noi. Ma che succede? Dove hai preso quella pecora, Charlie? È un'emergenza, Jonas.
C'è qualcuno lì sotto? Sì, signor Hoppe, sono io, Jonas. Jonas? Ma che ci fai in cantina? Io e Michelle stiamo giocando. Cosa combinate? Imitiamo il verso degli animali. Beh! Siete proprio bravi, ma ora tornate di sopra. Arriviamo. E adesso che facciamo? Non lo so. Sei tu l'uomo. Sta tranquilla. Il lupo non verrà in cantina. Ma dobbiamo farci venire in mente qualcosa prima che i miei scoprano Susie. Grazie, Jonas. Buon appetito. Grazie. Mi fa pena, devo dire. Da solo, lì, al freddo. Però è un tipo un po' strano. Perché? Beh, senta. Un uomo della sua età, che vive in un camper con un cane. E chi dice che lo faccia per scelta? Oh, non doveva rifiutare. L'abbiamo invitato a cena, no? Jonas, Lily, a tavola! Scusi, io non sapevo. Faccio in un attimo. Dia, dia a me. No, la ringrazio. Un secondo solo. Ecco. Magari potrei usare la lavatrice un attimo? Senta, non deve farlo. Lo so. Il sangue di poco fa era mio. Mi dispiace. Va bene, dimenticato. E tu veramente lo vuoi fare? Certo. E tu che hai deciso? Vieni con me. Mamma va su tutte le furie se io vengo. E poi domani c'è la festa di Caro al bowling. Sei come tutte le altre. Quando si va al sodo, lo faccio da sola. Divertiti alla festa. Felix 88 disconnesso. Ma perché? So che per fortuna il suo cane sta già meglio. Grazie al cielo. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lui. Le ho portato qualcosa da mangiare. Oh, che gentile, grazie mille. Ho messo tutta la sua biancheria nell'asciugatrice. Ho pensato che... Che non avessi niente altro da mettermi, eh? Perché è così sospettosa nei confronti degli estranei, delle novità? Si apra. Avrà molto di più dalla vita, mi creda. Non sono sospettosa, signor Reimers. Sono solo prudente. Davvero ottimo, sa? Gli ha portato da mangiare piadine con sottilette di formaggio.
Max! Di un po', stai spiando la signora Hoppe? Oh, io non spio nessuno. Mi fai compagnia? Mm-hmm. Sai per caso che cosa Jonas? Perché oggi l'ho visto correre in continuazione avanti e indietro tutto il pomeriggio. È vero, era molto indaffarato, ma non so a fare cosa. Oggi era tutto un caos. Già, Felix e Lily hanno anche litigato. Ma sono sicura che tutto si risolverà per il meglio. Sì, ho ritelefonato al distretto forestale. Hanno rinforzato i pattugliamenti. Non credo si possa fare altro. Beh. Alla salute. A proposito, la signora Hoppe gli ha anche lavato la sua roba. No. Non ci posso credere. Romulus. Le gocce di pioggia picchiettano sulle foglie, sui sentieri e su Romulus. Le sue forti zampe solcano veloci il terreno intriso di pioggia. Sono settimane ormai che Romulus si è messo in viaggio. Solo adesso è sicuro di essersi lasciato alle spalle la regione degli uomini. E all'improvviso è lì, davanti a lui, la tanto agognata meta. Finalmente. Qui è finalmente al sicuro. Ha superato la notte. Lei è la sua miglior terapia, signor Reimers. Già, come anche lui lo è per me. Nei momenti più difficili della mia vita è stato l'unico a restarmi vicino. Beh, è ancora molto debole, ma... credo che ce l'abbia fatta. Mm-hmm. Cosa farà quando si sarà rimesso? Non lo so. La mia vita purtroppo non è sempre andata come avrei voluto. Ora lascio che sia lei a decidere il futuro. Mi godo la libertà. Incontro persone che non conoscevo, come lei, ad esempio. Ah. O Felix. O la signora Hoppe. O la signora Hoppe, sì. Bello. Ops. Per Harald gli esami superati. 1978. Sei al sicuro, ma devi fare piano, altrimenti ti trovano.
Tieni. Cosa legge? Oh. L'uomo dal cavallo bianco. Da giovane adoravo questo libro. Voglio rileggerlo. Stia tranquillo. Cena in orario come al solito. Non ho detto niente, signora Hoppe. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Signor Royer. Buongiorno. L'abbiamo trovato poco fa in quello spiazzo. È ridotto piuttosto male. Eccolo, vede. Era ancora caldo quando l'abbiamo visto. Come può essersi ferito in questo modo? Non è una semplice ferita. Gli hanno sparato. Vigliacchi. Chi ha paura del lupo cattivo? Ma che sciocchezza! Ma quanto sono ingenui! Ad ogni modo, certo, è un pericoloso predatore. Ah, i russi fanno proprio bene. Li abbattono. E incassano un bel premio, lo sa? Ah, signor Romer, la prego, nel Medioevo si risolvevano i problemi in questo modo, ma oggigiorno tutti sanno che i lupi non sono dei mostri cattivi. Ogni ecosistema ben funzionante ha bisogno del suo lupo. Con tutto il rispetto, dottore, se la mia Maggie fosse attaccata da una bestiaccia così sanguinaria, allora... Anch'io, si capisce, se la mia Mizzi sparisse all'improvviso sarei spietata. I boschi di Brandeburgo sono ricchi di cacciagione, perciò non c'è motivo di preoccuparsi. Ah, sì? Vado a dirlo al signor Hubner. Gli ha divorato due pecore, quel lupo. Sì. Ieri è sparito anche un agnellino e vive solo a 5 chilometri da qui. Gliel'ha detto Hubner? Sì, circa mezz'ora fa. Naturalmente può prendere il libro in prestito, signor Hoppe. Grazie. L'uomo dal cavallo bianco. Desta i ricordi della mia giovinezza sul mare del nord. Da bambina andavo regolarmente per le vacanze estive da mia zia sul mare del nord. Caffè? Sì, volentieri. E la ringrazio ancora per la biancheria, signor Hoppe. Di nulla. Eichendorff, poesie. Mm-hmm. Così lascia andare l'estate, lascia che la tempesta e i venti soffino. Ma se questa rosa è per me, non potrei essere più felice. Può tenerla, gliela regalo. Grazie. Magari è una rosa del mio giardino? Mm-hmm. Forse. Harald Arthur Egidius Reimers. Detto Harry. Ah, Hoppe. Heide Marie Hoppe. Ma preferisco Marie. Piacere, Marie. Festeggia. Me ne daresti un'altra, per favore? È vero. Sei giù, eh? Adesso andrà meglio, guarda un po' chi arriva. Ehi. Ciao. Ciao, tanti auguri. Grazie mille. Lily. Stasera hanno ritrovato un lupo morto.
Voglio andare nel bosco. Voglio che questo... Vengo anch'io. Non devi farlo per me. Non voglio. Non lo faccio per te. Non riesco a starmene qui a non fare niente. Caro, mi dispiace. Ehi, tutto ok. Se non fosse la mia festa, sarei venuta con voi. Sei un tesoro. Ciao. 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 E quella foto sul tavolo è stata fatta sul mare del nord? Quella di me con mia madre? No, è davanti alla nostra casa delle vacanze. Delle vacanze? Davvero? E che cosa ne pensa sua madre e la sua famiglia del suo modo di vivere? Non ho più famiglia. Oh, mi dispiace. E mia madre è morta 2 anni fa. Da allora ho capito cosa è veramente importante nella vita. Esserci gli uni per gli altri. Avere intorno le persone care e poter trascorrere il tempo con loro. La mia era un'antica famiglia di armatori di Amburgo. Il bene dell'azienda è stata la prima di ogni altra cosa per generazioni. E alla morte di mio padre ci si aspettava che facessi lo stesso. Per una questione di principio. È vero. Ho condotto quell'azienda per 25 anni. Ho girato tutto il mondo, guadagnando molti soldi. E preso da quel grande affare, non mi sono accorto di quanto mia madre fosse gravemente malata. Quando è morta, ero all'altro capo del mondo, a sottoscrivere contratti. Non ero lì a darle il mio ultimo saluto. A tenerle la mano nel momento cruciale. E non è riuscito a perdonarselo. Un anno fa ho venduto l'azienda e ho creato una fondazione per anziani in difficoltà. Da allora sono alla ricerca dei sogni della mia infanzia. Lei, quando è stata l'ultima volta nel mare del nord, Marie? A circa 200 metri da qui hanno sparato al cane. E lì, dietro la radura, hanno ritrovato il lupo morto. Da qui sopra c'è un'ottima visuale. Sì. È sparito un agnellino di Hubner. Pensi che sia stato il lupo? Sì. Non vedo chi altri possa essere stato. Oh, no. No. Vado io. Buonasera. Buonasera, signor Reimers. Eccomi, sono qui. Buonasera, Marie. Per me? Grazie. Ho prenotato il tavolo per le 8. Ah. Vogliamo andare? Certo. Dottoressa, sarebbe possibile avere la prossima settimana di ferie? Sì, per me va bene. Oh, meraviglioso, grazie. Ma dove... Di un po'. Tu lo sapevi che la signora Hoppe si chiama Marie? Certo, tesoro. Vieni. Questa poi. Ma che fai? Faccio un po' di luce. Sì, ma così ci possono vedere. È quello che voglio. Devono vederci tutti che siamo qui. Chiunque sia il mostro del bosco eviterà di farsi vivo. Beh, speriamo che la cosa funzioni.
Comunque sia, è molto romantico. Musica? Ah, per questo hai portato il cellulare. Che genio. Non solo per questo. Se abbiamo bisogno di aiuto, possiamo chiamare il guardaboschi. Anche se il mio eroe sei tu. Tesoro, che succede? Ho un brutto presentimento. Eh? Sono un po' preoccupata. Preoccupata? E perché? Per Lily. Lily? Tesoro, ma dorme da caro. Dai, non c'è da preoccuparsi. Hm? Jonas! Jonas, devi andare a scuola! Jonas, smettila di belare, vieni su! Jonas è appena uscito in bicicletta. Beh, ma chi è che bela allora? Già, andiamo a vedere. Guardi che meraviglia! Direi che è proprio una bella sorpresa. È stato Charlie? No, non è stato Charlie. Ma allora è stato Jonas. Ha voluto metterlo al sicuro. Piccolo. Sì, caro mio. Hai superato tutto alla grande. E presto noi saremo di nuovo in viaggio. Certo. Certo. Jonas, dove è finita Susie? Susie! 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 Ma dove sarà? Susie! 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 Non so dove altro cercarla. Gli uomini, non ci si può proprio fidare di voi. Mannaggia, non dovevo portarla da voi. Ah, eccovi qui. Che succede? Che c'è, Jonas? Va bene, ok. Andate nella stalla. Susie!
La prossima volta informami se degli amici dormono qui. Dai, corri. Gli spari vengono da là. Siamo il guardaboschi. Ok. Stavolta non ti manco, bestiaccia. Maledetto! Sta attento! Toglietevi di mezzo voi due! Via da qui, ammazzo anche voi! Smettila di uccidere, criminale! Uscite dalla traiettoria di tiro, immediatamente! Allora dovrà sparare su di me! E su di me! Metti giù quel fucile. Dai, buttalo per terra. Ma cosa vuoi? Nella mia riserva di caccia posso sparare. Non agli animali protetti. Qui non vedo animali protetti. Ha minacciato di uccidere anche noi perché voleva sparare a un lupo. Ti potrei anche denunciare, sai? Meglio che lo dici alla polizia. Scommetto che i proiettili che hanno ucciso il lupo e ferito il cane sono nel tuo fucile. Muoviti. Charlie, adesso lascialo, non è un giocattolo. Ma guardali! Non deve essere stata una bella festa, eh? Oh, c'è anche Royer. Si può sapere come avete fatto a ridurvi così? Che è successo? Non per immischiarmi, dottore Sauser. Ma questi ragazzi sono due veri eroi. Oh. Allora, vi ascolto con attenzione. Non sapevo che tu fossi così coraggiosa, piccola mia. Sai, ho pensato che Susie fosse al sicuro da Charlie e Jonas. Perché il lupo è piuttosto cattivo. Io credo di avere una soluzione migliore per la tua Susie e tutte le altre pecore del gregge. Vieni con me. Vieni. Meravigliosi! Allora, Michelle, che te ne pare dei nuovi amici di Susie? Sono due maschietti? No, due femminucce. Oh, grazie al cielo. Allora, ti piacciono? Sì. No, no, state qui. Ehi, salve ragazzi. Beh, che succede? I rimedi pedagogici straordinari della mamma. Lavare tutte le macchine e le bici. Ah, beh, allora cominciate con la mia, tieni. Signor Reimers. Buongiorno, dottoressa. Non riesco neanche a dirle quanto le sono grato.
Ah, si figuri. Ancora un paio di giorni e sarà di nuovo in forma. Non vuole accomodarsi? No, no, grazie. Ora vorrei proprio congedarmi. Salve, signor Reimers. Tutto bene? Mm-hmm. Sicuro che non vuole entrare e magari fermarsi a mangiare? No, no, grazie. Noi due vagabondi, io e il mio cane, siamo rimasti fermi nello stesso posto fin troppo a lungo. Grazie. Ha detto che posso prendermi una settimana di ferie. Vogliamo metterci sulle tracce di Theodor Storm e andiamo sul mare del nord. La cena è sui fornelli, non fatela raffreddare. Ho lasciato anche un po' di verdure. Beh, allora noi andiamo, eh? Arrivederci. 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 Chi l'avrebbe detto? Già. Speriamo comunque che poi ritorni.